Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Con voto unanime, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al testo unico del commercio predisposto dalla Giunta regionale. Il progetto è suddiviso in 6 titoli e in 90 articoli. I dettagli nel servizio. Con voto unanime, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha dato il via libera al testo unico in materia di commercio. Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa che contiene alcune sostanziali novità, tra le quali la possibilità per gli esercizi commerciali che rientrano nel settore e non alimentare di destinare, senza modificare la categoria di appartenenza, una parte della superficie di vendita fino al 3% di essa e comunque non oltre 250 metri quadrati ai prodotti del settore alimentare strettamente funzionali al completamento dell'offerta. La previsione del DUR, che è il documento unico di regolarità contributiva, anche per gli ambulanti, la liberalizzazione totale dei periodi in cui possono essere effettuate vendite di liquidazione e promozionali, la piena apertura al mercato per gli impianti di carburante, adeguamento a normativa comunitaria e statale, le procedure via internet per gli adempimenti amministrativi, ma anche l'istituzione di un fondo regionale, cofinanziato dai comuni, attraverso il quale indennizzare le imprese commerciali temporaneamente danneggiate dallo svolgimento di lavori relativi ad opere pubbliche. Il progetto, suddiviso in 6 titoli e 90 articoli, ha spiegato il relatore unico Gianfranco Chiacchieroni, presidente della seconda commissione, coinvolge diversi aspetti dell'azione amministrativa, come lo snellimento delle procedure amministrative, la riduzione del numero delle norme esistenti, la soppressione degli oneri amministrativi inutili. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale Fabio Paparelli, che ha rimarcato come siano state eliminate norme che, nel corso di 15 anni, hanno dato vita a ben 33 leggi. Per questo, ha detto l'assessore, si tratta di una grande semplificazione utile per le imprese del commercio e per i cittadini. Illustrata in aula per la presa d'atto formale la relazione della Commissione d'inchiesta su criminalità, droga e dipendenze. Marco Paganini. L'estensione del consumo e dello spaccio di sostanze illecite in Umbria, specie a Perugia, è di una vastità allarmante e la ludopatia rappresenta una dipendenza con gravissime ricadute associata a rilevanti contiguità tra sale da gioco e organizzazioni malavitose. Così il presidente della Commissione d'inchiesta Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze, Paolo Brutti, ha sintetizzato all'Assemblea legislativa gli esiti dell'attività di indagine svolta dall'organismo. Brutti ha messo in luce che nell'ultimo decennio il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e lo spaccio hanno cambiato radicalmente fisionomia. L'area del consumo è diventata più vasta rispetto a quella della tossicodipendenza. In alcuni strati della popolazione, fuori dai contesti di emarginazione e fragilità, il consumo di stupefacenti è divenuto l'occasione per massimizzare esperienze emotive e sensoriali collegate a occasioni di incontro e di divertimento, soprattutto tra i giovani. L'altro aspetto del problema riguarda la ludopatia. In Umbria, ha spiegato Brutti, il gioco d'azzardo legale muove ingenti somme di capitali. Secondo una ricerca effettuata da Hauser e Libera, un anziano su tre è a rischio dipendenza, la metà degli anziani gioca regolarmente e dai dati della Guardia di Finanza le sole giocate elettroniche superano i 2 milioni di euro al giorno. La Commissione ha anche elaborato 5 proposte per fare fronte alla situazione. Costituzione di una intelligence regionale sul problema delle infiltrazioni mafiose, monitoraggio dei passaggi di proprietà degli esercizi commerciali, valorizzazione del centro storico di Perugia, attivazione di meccanismi di collaborazione politico-investigativi con le ambasciate albanesi, tunisine e nigeriane, organizzazione a Perugia della prima conferenza delle commissioni antimafia per stabilire protocolli d'intesa comuni, condividere le esperienze più riuscite. Intervenendo al termine della relazione, Franco Zaffini, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha osservato che l'Umbria rischia di capitolare sostanzialmente per ignavia, per superficialità, per incompetenza, per supponenza di alcuni operatori e per autoreferenzialità della struttura pubblica. Tutela per le sedi regionali della RAI. Approvata dall'Aula una mozione firmata da Locchi del Partito Democratico e Buconi del Partito Socialista, respinta invece una mozione a firma Dottorini dell'Italia dei Valori. Vediamo. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato la mozione per la tutela delle sedi regionali della RAI a firma Renato Locchi, Partito Democratico e Massimo Buconi, Socialisti, e ha respinto quella presentata da Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori.
Entrambi i testi riguardano la conversione in legge del cosiddetto decreto IRPEF del governo, che inserisce la RAI all'interno delle azioni di spending review. Ma mentre la prima si concentra sulla salvaguardia del presidio RAI in Umbria, la seconda critica l'intero impianto del decreto governativo. Il documento approvato ha avuto 13 voti favorevoli: Partito Democratico, Partito Socialista e Dottorini dell'Italia dei Valori, e 8 astenuti: Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, UDC e Brutti dell'IDV. La mozione punta a tutelare la presenza in Umbria del servizio pubblico radiotelevisivo in quanto strumento imprescindibile e presidio informativo capillare e puntuale. Locchi ha detto che il testo non è una lotta al provvedimento del governo nazionale. I 150 milioni chiesti sono un contributo che la RAI può e deve dare, ma auspica che questo risultato venga raggiunto con una riorganizzazione interna e non attraverso tagli lineari. Oliviero Dottorini, illustrando la mozione che è stata respinta con 18 voti contrari, 2 astenuti e 1 favorevole, ha ricordato che il TGR Umbria ha picchi di ascolto del 30% di share, con circa 100.000 spettatori, e secondo i dati Auditel si posiziona tra il terzo e il quarto posto tra i TGR più visti in Italia. La RAI, ha concluso Dottorini, è un patrimonio pubblico che merita di essere difeso, anche criticato e sollecitato, ma non svenduto. Illustrato in seconda commissione il disegno di legge della Giunta regionale, che detta nuove norme per la tutela dei consumatori e degli utenti, che va ad adeguare l'attuale disciplina dettata dalla legge 34 dell'87 e che verrà quindi abrogata. Si punta ad individuare strumenti a sostegno di interventi di informazione ed educazione del consumatore attraverso misure ed azioni utili ad aprire un nuovo dialogo tra regione e consumatori. L'auspicio è quello di trovare un rapporto stabile, costante e proficuo con il mondo associazionistico, individuando all'interno di esso interlocutori effettivamente rappresentativi. Prevista per il prossimo 7 luglio una audizione a Palazzo Cesaroni con le associazioni. In terza commissione, audizione delle associazioni dei cacciatori sul calendario venatorio 2014-2015. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. La terza commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole sul calendario venatorio 2014-2015 e chiesto alla giunta regionale di tenere conto delle osservazioni formulate in audizione dalle associazioni venatorie che per la prima volta hanno presentato un documento unitario siglato da Italcaccia, Libera Caccia, Anu Migratoristi, Arcicaccia, Caccia Pesca Ambiente, Enalcaccia e Federazione Italiana della Caccia. La Commissione giudica positivamente il documento unitario e ritiene che la Giunta debba prendere in considerazione la richiesta di ampliamento dei tempi di preapertura e l'inserimento della specie quaglia. La proposta di calendario venatorio torna quindi all'esecutivo, che dovrà valutare ed eventualmente emendare il testo con l'aggiunta delle proposte delle associazioni venatorie. Successivamente il testo adottato dalla Giunta sarà inviato all'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che dovrà esprimersi nel merito tecnico-scientifico. Le richieste del coordinamento delle associazioni venatorie umbre sono: preapertura del 1 e 7 settembre fino alle 19.30 anziché fino alle 13, inclusione della quaglia fra le specie cacciabili, posticipare la chiusura della caccia alla lepre di una settimana fino al 14 dicembre, ampliare il periodo di caccia di selezione a cervidi e bovidi fino al 15 marzo anziché il 28 febbraio, uniformare il prelievo della specie cinghiale nei giorni di giovedì, sabato e domenica sia in battuta che individualmente, uniformare anche l'inizio del prelievo delle specie autorizzate nelle aziende faunistico-venatorie e in quelle agroturistico-venatorie al 21 settembre. Attualmente le date sono diverse. Chiesto anche l'inserimento per un periodo limitato dal 12 ottobre al 30 novembre della specie coturnice, attualmente non compresa fra quelle cacciabili. Secondo il parere dei promotori si tratta di richieste che non alterano la corretta applicazione della normativa avifauna e di quella della Commissione Ambiente dell'Unione Europea. E al di là delle modifiche ancora possibili, vediamo i dettagli del calendario venatorio. Paolo Giovagnoni. Nella preapertura saranno cacciabili esclusivamente da appostamento le specie alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, merlo, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza.
Dal 21 settembre al 29 dicembre si proseguirà con tortora e merlo, mentre le altre specie volatili già indicate nella preapertura saranno cacciabili fino al 29 gennaio 2015. A partire dal 21 settembre fino al 31 dicembre saranno cacciabili all'odola coniglio selvatico, fagiano, quaglia, starna, pernice rossa, con l'eccezione del fagiano femmina, il cui prelievo è consentito ma solo fino al 30 novembre. Sempre dal 21 settembre e fino al 31 gennaio 2015 potranno essere cacciate le specie beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. La caccia alla lepre sarà consentita dal 21 settembre al 7 dicembre o al 14 se le richieste delle associazioni venatorie saranno accolte. La caccia al cinghiale nelle forme consentite con munizioni atossiche sarà consentita dal 5 ottobre al 4 gennaio ed eventualmente prorogata dalle amministrazioni provinciali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle specie. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare la caccia di selezione alla specie daino, capriolo, cervo e muflone in zone determinate con sufficiente consistenza, prelievo consentito per 5 giorni la settimana con munizioni atossiche, non di martedì e venerdì. Nel mese di settembre la caccia è consentita dopo la preapertura nei giorni domenica 21, mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28. Per la restante parte della stagione venatoria la caccia è consentita 3 giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per ulteriori 2 giorni alla settimana, non di martedì e venerdì. In questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le ulteriori 2 giornate, per la caccia vagante resta il limite di 3 soli giorni. Per ogni giornata di caccia è consentito abbattere i seguenti capi: 2 soli fra fagiano, starna, pernice rossa, lepre, coniglio selvatico, di cui solo una lepre e una starna, 10 capi per la specie quaglia, massimo 50 a stagione, 20 capi complessivamente per quanto riguarda le specie tordo, merlo e cesena, 20 capi, massimo 100 a stagione per l'allodola, 10 capi complessivamente fra zavola, canapiglia, codone, fischione, germano, marzaiola, mestolone, moretta, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio, 3 capi per quanto riguarda la beccaccia, 10 la tortora, numero massimo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è 20 unità. Gli appostamenti fissi non possono essere installati a una distanza inferiore a 400 metri dai confini di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione di fauna selvatica. La distanza fra appostamenti fissi deve essere di almeno 200 metri, per quelli al colombaccio almeno 500 metri, anche con più di un capanno ma entro un raggio di 50 metri dal principale. Gli appostamenti temporanei devono essere ad almeno 200 metri di distanza da quelli fissi e almeno 100 da oasi di protezione, zone di ripopolamento e riproduzione. Negli appostamenti fissi o temporanei, esclusi quelli per la caccia al colombaccio o agli acquatici, devono esserci al massimo 2 cacciatori. Proibita la caccia in botte. Al termine dell'attività venatoria, il cacciatore ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l'appostamento, vietato segnare in alcun modo il luogo dell'appostamento. Infine, l'addestramento dei cani è consentito dal 16 al 31 agosto, esclusi martedì e venerdì, nei giorni 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17 e 18 settembre. Dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 fino al tramonto, ad almeno 500 metri di distanza dalle aziende faunistico-venatorie. E per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.